Tuttavia, sentendo certi discorsi, mi è venuto di rivolgere un grato pensiero a Enrico Mattei, che con lo sfruttamento del gas nella Valle Padana, dalle porte di Torino a Corte Maggiore fino al Delta del Po, pose le condizioni per lo sviluppo del Paese. Sentendo questi discorsi, mi è venuto proprio in mente di rivolgere un pensiero grato a lui e di notare la distanza siderale che c'è tra quella fase di ricostruzione del Paese e quella di oggi. Onorevole Roccella, prego. Grazie Presidente. Io voterò contro l'emendamento, ma solo per dire che su questa materia i governi nel corso di pochi anni hanno già cambiato più volte la normativa. Se noi diciamo continuamente che il messaggio che dobbiamo dare agli investitori è un messaggio di certezza sulla normativa per attirare investimenti, certo su questo tema non stiamo facendo un buon lavoro. Grazie. Grazie. A titolo personale, deputato Fassina, prego. Grazie Presidente. Il merito dell'emendamento è stato ben illustrato dal collega Folino, da Zaratti e Zaccagnini. Io voglio fare il punto sul metodo. I quesiti referendari sono stati portati avanti da circa 200 associazioni e sono stati fatti propri da 10 consigli regionali. Credo che sia un grave vulnus alla democrazia di questo Paese il tentativo del Governo di aggirare i quesiti referendari che hanno già avuto una forte legittimazione democratica. Quindi invito tutti i colleghi a prendere in considerazione e a votare a favore dell'emendamento. Grazie. A titolo personale, deputato De Rosa. Grazie Presidente. Allora, non abbiamo una strategia energetica nazionale perché fate trivellare in tutta Italia senza nessun criterio nei mari e per terra. Non abbiamo una strategia per creare posti di lavoro perché vi abbiamo dimostrato più volte, il Movimento 5 Stelle vi ha portato i dati, che queste strutture non portano posti di lavoro, dovete investire in altro, vi dovete convincere di questo. Durante proprio la COP21 a Parigi voi bloccate degli emendamenti che avrebbero sanato la situazione che avete creato, vergognosa, con lo sblocca Italia. Mentre alla COP21 siete là a dichiarare il grado e mezzo e siete a parlare di decarbonizzazione. Ci stiamo veramente prendendo in giro. Faccio solo un ultimo appunto. Vabbè, qui sappiamo che il governo e la maggioranza dice una cosa e ne fa un'altra, ma volevo fare un appunto a Tabacci. Probabilmente Mattei, oggi, con le condizioni di oggi e non di 60 anni fa, con le condizioni di oggi Mattei farebbe altro, punterebbe sulle rinnovabili, Tabacci. Grazie onorevole De Rosa. A titolo personale, deputato Busto, prego. Mi unisco a quanto detto dal mio collega. A Parigi abbiamo sentito il ministro Galletti spergiurare sul grado e mezzo e adesso sentiamo continuare questi discorsi vecchi appunto di 60 anni. L'era delle fossili è finita.